È pitbull di 5 anni, ha azzannato un uomo di 77 anni nella frazione Valvona di Borgotaro, procurandogli ferite guaribili in 10 giorni. I vigili urbani hanno segnalato il fatto all'azienda USL. I militanti del Partito Comunista dei Lavoratori di Parma si uniscono ai 122 lavoratori dello stabilimento Cale di Borgotaro che rischiano di perdere il 20 luglio il loro posto di lavoro. Un convegno per parlare della figura di Olivetti è stato organizzato sabato scorso a Bardi dal Centro Studi Valceno. Tra i relatori c'era anche l'imprenditore Matteo Marzotto. Presentati i 10 semifinalisti al premio letterario La Quara di Borgotaro, la cui finalissima si terrà il 29 agosto. Tra di loro 4 parmensi provenienti da Parma, Fontevivo, Noceto e Vico Fertile. La diffusione esponenziale dell'utilizzo della comunicazione telematica sta ponendo in modo evidente il problema di un corretto approccio a questo strumento da parte dei più giovani. Questa sera alle 21.10 va in onda sulla nostra emittente la seconda puntata delle audizioni di Xtaro Talent Show 2015. Un cordiale buonasera ai nostri telespettatori, bentrovati come di consueto al telegiornale. La cronaca in primo piano: un cane pitbull di 5 anni ha azzannato un uomo di 77 anni nella frazione Vona di Borgo Valditaro, procurandogli ferite guaribili in 10 giorni. I vigili urbani hanno segnalato il fatto all'azienda USL. Sentiamo. Prognosi di 10 giorni per il borgotarese di 77 anni che nei giorni scorsi è stato azzannato da un pitbull in località Vona. L'uomo stava passeggiando verso il capoluogo quando si è trovato di fronte il cane, una femmina di 5 anni, che aveva scavato un buco sotto il cancello dell'abitazione dove si trovava e lo ha aggredito azzannandolo alla mano sinistra, al polpaccio e alla tibia della gamba sinistra, procurandogli ferite, una in particolare molto profonda. Spaventato, dolorante e sanguinante, l'uomo ha chiesto aiuto a alcune auto di passaggio, ma solo al terzo tentativo una vettura si è fermata, le altre due se ne sono andate incuranti delle condizioni dell'uomo. Trasportato al pronto soccorso del Santa Maria di Borgotaro, è stato medicato e dimesso con una prognosi per l'appunto di 10 giorni. Del fatto è stata informata la polizia municipale del capoluogo valtarese, che si è subito recata sul posto e ha avviato gli accertamenti del caso, tuttora in corso. Non è escluso che la proprietaria del cane, una donna di Borgotaro, possa venire denunciata alle autorità competenti per lesioni colpose e omessa custodia dell'animale. Inoltre, il comandante dei vigili urbani, Giovanni Saviano, ha segnalato l'accaduto all'AUSL, che monitorerà il cane e i suoi comportamenti futuri. Saviano lancia anche un appello a tutti i cittadini affinché non perdano mai di vista i loro animali, li tengano al guinzaglio e con la museruola e, se liberi nei giardini delle case, provvedano a tenere i cancelli chiusi e a controllarli. Torniamo a parlare della Cale Italia. I militanti del Partito Comunista dei Lavoratori di Parma si uniscono ai 122 lavoratori dello stabilimento di Borgotaro che rischiano di perdere il prossimo 20 luglio il loro posto di lavoro. I militanti del Partito Comunista dei Lavoratori di Parma, sezione Frida Kahlo, si uniscono alle lavoratrici e ai lavoratori della Cale Italia in presidio permanente a Borgotaro per impedire la chiusura della fabbrica, portando solidarietà e sostegno alla loro lotta. In contraddizione con la ripresa dell'economia italiana sbandierata dai maggiori media nazionali a sostegno delle politiche del governo Renzi, la realtà sottaciuta o al massimo appena bisbigliata dai media rivela il progressivo e inesorabile smantellamento della produzione industriale italiana. Riteniamo opportuno, per rendere giustizia ai sacrifici e alla lotta dei lavoratori della Cale Italia, riportare i fatti. Edil Cuoghi, Edil Gress e Campani, tre marchi d'eccellenza nel settore delle ceramiche acquisite nel 2011 da Cale Group multinazionale turca tra le prime tre in Europa per capacità produttive nel comparto ceramiche. La Cale Group, leader in Turchia con il 25% del mercato, guidata da un amministratore delegato donna, Zeynep Bodur Okiay, mette nel proprio portafoglio gli asset di Sassuolo, Fiorano e Borgotaro delle ex industrie Fincuoghi.
Oggi il gruppo turco Kale chiude anche la fabbrica di Borgotaro dopo l'accordo con i sindacati che aveva già messo la parola fine anche alle sedi di Sassuolo e Fiorano nel Modenese. Kale Italia, la società costituita in occasione dell'acquisto dei 3 stabilimenti, ha comunicato l'immediata apertura della procedura di mobilità per i 122 dipendenti del sito del Parmense. A ridosso della scadenza della cassa integrazione prevista per il 19 luglio, la Regione Emilia-Romagna dà la disponibilità di intervenire con gli ammortizzatori sociali in deroga, che verrebbero erogati a partire dal mese di agosto e per 5 mesi, con possibilità di prolungamento per altri 5 mesi. Una boccata d'ossigeno per i lavoratori della Cale che hanno tempo per sperare che qualcuno si faccia avanti e rilevi la fabbrica, ma comunque va ricordato sempre a carico dello Stato, cioè della collettività. La motivazione che la multinazionale porta a sostegno della dismissione degli stabilimenti italiani indica un calo delle vendite dovute alla crisi ed una scarsa capacità produttiva degli impianti. A detta degli operai di Borgotaro, la realtà sembra essere molto diversa. Da quando la fabbrica è stata rilevata, gli standard qualitativi della produzione sono stati notevolmente abbassati su precisa scelta del management aziendale, tant'è che molto frequentemente il materiale spedito tornava indietro perché non conforme agli standard richiesti dal committente. È la capacità produttiva degli italiani, dice uno dei tecnici del laboratorio sperimentale, anche lui in presidio davanti ai cancelli. Gli impianti di questa fabbrica sono tra i più avanzati in Europa e lo dimostra il fatto che Kale Group ha acquistato meno di un anno fa 9 macchinari identici a quelli già presenti nell'impianto, destinandone uno a Borgotaro e 8 ai propri impianti in Turchia. La strategia dunque è evidente: mandare in sovrapproduzione gli stabilimenti italiani per giustificare lo stato di crisi, l'appropriazione del know-how della maestranza italiana, l'acquisizione dei marchi e della rete vendita e quindi una fetta di mercato di riferimento. Poi si chiude e si va via, lasciando sulla strada 122 famiglie, senza contare l'indotto, e togliendo una fonte di economia importante alla comunità di Borgotaro, poiché Kale Italia è l'unica realtà industriale di Borgotaro. A ben cercare, la signora Okiai, AD, nonché presidente e unica proprietaria del gruppo, lo aveva candidamente preannunciato quando il 16 aprile 2014 a Istanbul, al Palazzo di Venezia, il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda le conferì l'ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana per aver contribuito allo sviluppo delle relazioni industriali italo-turche. La donna ebbe a dire: nel 2011, acquistando un'azienda italiana di ceramica, abbiamo raggiunto un elevato livello dal punto di vista produttivo grazie al know-how made in Italy. Già nel 2006 la signora Bodur era stata insignita dell'Ordine dei Cavalieri del Lavoro. Come dire, vengono, si prendono le competenze delle nostre maestranze, chiudono, licenziano, impoveriscono il paese e eppure gli vengono conferite onorificenze. E da una vallata, la Val Taro, che come abbiamo sentito in questo servizio, ma come ormai andiamo ripetendo da diversi giorni ormai, rischia un grosso problema occupazionale con il licenziamento di 122 dipendenti della ditta Kale, ci spostiamo in Valceno, dove si è parlato anche in questo caso di occupazione. Nel convegno organizzato per discutere della figura di Olivetti, un convegno organizzato sabato scorso dal Centro Studi Valceno, tra i relatori vi era anche l'imprenditore Matteo Marzotto. Quello che tra le altre cose è uscito è anche che alcuni mezzi di comunicazione hanno sottolineato come la Valceno, grazie a Varano de Melegari, sia un po' una sorta di piccola isola felice per quanto riguarda l'occupazione. Sentiamo. Olivetti, un grande innovatore, un grande italiano che ha inventato le comunità olivettiane. Qui a Bardi se ne sta parlando, se ne parla perché tutto sommato la montagna, con tutti i difetti che ha, è un modello di sviluppo compatibile con le idee di Olivetti, che univa il territorio, l'azienda e certi ideali di società abbastanza uguale per tutti. Valentina Pontremoli, insomma, è una bella soddisfazione avere qui questo parterre oggi di persone che parlano di temi così alti. Assolutamente sì, speriamo che Bardi percepisca il messaggio, che la Valceno percepisca il messaggio, è il nostro futuro in questo periodo di grandi cambiamenti, prendere come esempio un innovatore come Olivetti, dimostrando che il profitto e l'equilibrio sociale possono stare in equilibrio, che chi investe sul territorio ha un profitto ancora più alto, perché se crea una comunità felice è una comunità che lavora molto meglio. Il fai in prima linea per cercare di risollevare un po' quest'Italia, perché ha tantissimi valori, ha tantissimi beni materiali e immateriali, purtroppo spesso sono nascosti, tra cui queste comunità di alta valle che coi piccoli numeri e l'alta qualità possono dire molto. Beh, qui i numeri nascosti sono straordinari, voglio dire,
basta arrivare dalla valle e vedere il castello di Bardi che si intravede, è veramente straordinario. Quindi qui veramente siamo seduti sopra una grande bellezza. Noi crediamo che la Valle del Ceno, quindi per questo il motivo di questo convegno che ho voluto fortemente insieme ad Andrea Pontremoli, abbia delle potenzialità straordinarie, e pensiamo anche che non ci sia solo una vocazione turistica, anzi, ma molto di più, e ci piaceva prendere qualche insegnamento da Adriano Olivetti e quindi sviluppare proprio questa idea della comunità, che credo che proprio qui nella Valle del Ceno si possa fare. Qui abbiamo dei fulcri, no? All'interno di un grande sistema, i fulcri sono i castelli, c'è una nuova cattedrale che è la Dallara, che dispensa energie, risorse, è straordinario, e intorno a questi fulcri si crea un sistema ampio in cui ci piace pensare che si possano, come dire, abbinare e far convivere gli allevamenti dei cavalli bardigiani, che stanno ritornando fortemente di moda, il parmigiano biologico insieme ai composti di carbonio e grafene della Dallara. Matteo Marzotto, beni immateriali quale le piccole società di montagna, i piccoli ambienti di montagna possono aiutare a crescere e a migliorare? Io credo che se noi riuscissimo a far conoscere agli amici stranieri, a quei 45 milioni di stranieri che visitano il nostro paese, che cos'è veramente l'Italia dei territori, quindi diciamo di cui evidentemente Bardi potrebbe essere un vessillo straordinario, avremmo diciamo un potenziale raddoppio, lo diciamo da tanti anni, anche dai tempi dell'Enit ho detto che l'Italia potrebbe raddoppiare la cifra, anche perché queste terre con la possibilità di entrare nella quotidianità della vita italiana, appunto dei territori, che non è l'Italia minore e non è l'Italia soltanto delle grandi città, è talmente friendly, talmente amichevole nel suo fluire, talmente bella dal punto di vista ambientale e paesaggistico, talmente sana dal punto di vista del cibo e del buon bere e del buon mangiare, perché quello che è importante non è solo ospitare ma è anche riospitare, quindi quello che ci interessa è avere i nostri amici stranieri ma averli anche l'anno successivo per la loro vacanza. Siamo con Andrea Pontremoli, il cuore di queste idee, e il Centro Studi sta lavorando veramente bene perché sta cercando di trovare un indirizzo comune in modo tale che tutti col ritmo giusto, con le proprie capacità, vadano tutti nella stessa direzione, che è quella di recuperare i valori di una socialità importante che possa aiutare l'impresa a crescere, e soprattutto valori immateriali che nessuno può riprodurre in nessuna parte del mondo. Io da tanti anni che dico che qui abbiamo dei valori che noi stessi non percepiamo, che invece con il mondo che si sta trasformando, con la globalizzazione, diventano sempre più importanti. Adesso si comincia a vedere anche un ritorno economico di queste cose, quindi il fatto che per esempio il giornalista della Repubblica Mascolo abbia pubblicato questo articolo dove dice miracolo a Varano, la Valceno una valle senza disoccupati, e si sono chiesti tutti ma cosa sta succedendo di magico. È chiaro che una valle senza disoccupati è vero fin lì, nel senso che dobbiamo essere capaci di trasformarci e di creare valore su quello che abbiamo. Noi ancora ci manca il capire come trasformare il ritorno economico, quello che è il valore che vediamo tutti i giorni. Quindi il fatto di avere una vista del castello, come trasformarlo in ritorno economico. Il 39esimo campionato di corsa in montagna staffetta dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, si terrà sabato 20 e domenica 21 giugno a Bedogna, quindi il prossimo fine settimana. La manifestazione inizierà sabato alle 14 con l'apertura dell'ufficio gara, per concludersi domenica con l'ammaina bandiera alle 16.30. Le iscrizioni al campionato dovranno pervenire entro le ore 18 di dopodomani, giovedì 18 giugno, alla sezione di Parma, via mail all'indirizzo parma@ana.it o via fax al numero 0521 285490. Sono stati presentati i 10 semifinalisti al premio letterario La Quara di Borgo Taro, la cui finalissima si terrà il 29. Tra questi 10 si ridurranno a 5. Tra di loro ci sono 4 parmensi che provengono da Parma, Fontevivo, Noceto e Vico Fertile.
Sono quattro i parmigiani alla semifinale del premio letterario L'Acquara di Borgo Taro. Mentre nella prima edizione non ci furono finalisti locali, quest'anno le cose sono decisamente cambiate. Il concorso letterario per short stories inizia a prendere ritmo con la definizione dei 10 finalisti. Più di 100 i racconti pervenuti da tutta Italia e in alcuni casi anche dall'estero, con una partecipazione ampia anche dal punto di vista demografico, dai 15 ai 73 anni. I 10 racconti saranno tutti pubblicati sull'antologia La Piazza, che verrà messa in vendita dal giorno della cerimonia di premiazione del 29 agosto e successivamente sui principali store online in formato ebook. La giuria tecnica ha selezionato i 10 racconti finalisti e di questi, in base al giudizio della giuria d'onore composta da giornalisti e scrittori, presieduta dal rettore del Corriere della Sera Antonio Ferrari, solo 5 giungeranno alla finalissima. Ma vediamoli, 10 racconti finalisti con i rispettivi autori in ordine alfabetico. Il buio di Beatrice Azzolina di Verona, La scacchiera del paradiso di Francesca Bottarelli, Fontevivo, provincia di Parma. Caldo silenzio scritto da Lalla Conti di Noceto. Cerchi concentrici di Elisabetta Di Matteo di Andria. Ciò che grigio non è di Anna Ferrari Scott di Vico Fertile. L'isola scritto da Laura Galeazzi di Miasino. La piazza degli onesti di Rodolfo Cauber di Parma. Piazza delle anime vecchie di Antonio Milicia di Locri. Scorre l'acqua, scorre la vita di Gabriele Pascio di Pisa. E infine Nel grembo di Giorgia Spurio di Ascoli Piceno.